Ogni giorno, quando spunta il sole, si sparge nell'aria l'irresistibile calamita del nettare. Ed ecco che le api freneticamente si precipitano perché l'imperativo scritto nel loro DNA è fare tanto e fare presto. Le api nel fiore vanno a raccogliere il nettare, che è la sostanza zuccherina che attira l'ape per impollinarsi. Questa sostanza zuccherina non è prodotta da tutti i tipi di fiore, ad esempio l'orchidea è un falso fiore che dà solo il colore e inganna l'insetto che va a cercare di impollinarla. Ma c'è un problema, il nettare non può essere conservato a lungo, quindi le api hanno escogitato un metodo per la sua conservazione, laborioso ma efficacissimo. Le api raccolgono il nettare, che ha un'umidità molto alta, lo portano, lo immagazzinano all'interno della loro sacca mellifera e lo trasportano all'alveare. Quando c'è il periodo di importazione maggiore, la fioritura è molto abbondante, ad esempio sull'acacia, sul rovo adesso, sul castagno, hanno un movimento frenetico e molto veloce che è l'uscita e l'entrata dell'alveare per portare appunto il nettare all'interno dell'alveare e lo passano alle api nutrici che sono all'interno dell'alveare. Che l'ape nutrice è un'ape molto giovane e ha il compito di rimanere all'interno dell'alveare per nutrire le larve e l'ape regina. Le api nutrici sono coloro che producono la pappa reale, mentre le bottinatrici sono le api che vanno all'esterno dell'alveare, sono api tra virgolette più anziane, che hanno 2 settimane e più, e vanno a procurare il cibo all'esterno. Queste a loro volta depositano il nettare subito nelle cellette dell'alveare. Dopodiché, durante la notte e in un secondo momento, le api andranno a risucchiare questo nettare e attraverso un meccanismo che utilizzano loro lo asciugano e lo portano da un'alta percentuale di umidità ad un'umidità che arriva tra i 17 e i 18-20 gradi percentuali. A questo livello le api vanno a chiuderlo con l'opercolo di cera. Questo è il grado di conservabilità del miele. Se noi abbiamo un miele che ha un'umidità più alta e andiamo a togliere questo miele, una volta stipato nei vasi andrà a fermentare. Perché? Perché l'umidità è troppo alta, i lieviti che sono all'interno del miele iniziano a lavorare, il nostro miele andrà male. Anche loro lo conservano all'interno dell'alveare con questa umidità. Abbiamo appreso che ci sono fiori con il nettare e fiori senza nettare, che ci sono api incaricate a prendere il volo e bottinare, antica terminologia che significa saccheggiare, fare del bottino, e giovani api nutrici che devono risucchiare dalle bottinatrici il nettare e successivamente portarlo all'umidità perfetta, con l'aggiunta di enzimi particolari. Tutti sanno che le api hanno un'organizzazione complessa che prevede la suddivisione dei compiti. Ed ecco che in questo caso viene chiamata la task force delle api ventilatrici, che asciugano il nettare, pensate un po', battendo tutto il giorno e vorticosamente le ali. Questo trasparente è tutto nettare e miele. Vediamo la differenza tra il nettare e il miele, perché il nettare, facciamo la prova, il nettare, il miele non cola, il nettare cola. Vediamo come pioggia. Questo è tutto nettare fresco. Qua, vedi, iniziano a chiudere le cellette qua. Vuol dire che lo stanno asciugando. Questa parte qua, vedi? Stanno ispessendo e poi lo chiudono. Un opercolo. Lo opercolano. Che qua vedi? Stanno spessendo le pareti e poi opercolano.